Ciao a tutti e bentornati sul canale. Anche quest'anno per le mie vacanze vi porto con me. Guardate! Dopo 2 anni di ferie trascorse all'estero e comunque pochissime volte siamo stati al mare, quest'anno abbiamo deciso di trascorrere le nostre vacanze in Salento, nella nostra beniamata Puglia, e abbiamo alloggiato per un'intera settimana a Castro. Castro è una cittadina in provincia di Lecce, posto su un promontorio. È formato anche da una parte più bassa, che è Castro Marina, che appunto ora vi mostro. Noi siamo completamente innamorati di questo mare, del mare in generale, ma di questo mare cristallino perché appunto è trasparente, bellissimo, sembra di essere ai Caraibi.
Durante la nostra vacanza ci sono stati un paio di giorni di nuvole e di conseguenza abbiamo deciso di esplorare il territorio, quindi abbiamo lasciato le nuvole a Castro, ci siamo spostati a Galatina. Abbiamo girato un po' il paese e abbiamo visitato la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. E siamo stati rapiti dagli affreschi di cui è formata tutta la navata della chiesa. Io e il mio ragazzo non eravamo soli, con noi c'erano anche mia sorella e mio cognato, che sono i nostri fidati compagni di viaggio, di mille avventure. Il panorama mozzafiato che c'è da Castro verso Otranto non potevo non conservarlo, riprenderlo e farvelo vedere. E proprio andando verso Otranto ci siamo fermati a Capo da Otranto, dove c'è il faro di Punta Palascia. Qui siamo nel punto più a oriente d'Italia. Nel giorno in cui ci siamo stati noi, come potete vedere, il tempo non era proprio meraviglioso, anzi tutt'altro, minacciava piogge e temporali, c'era un vento fortissimo, però è stato bello comunque, era bella proprio l'atmosfera che c'era e infatti siamo riusciti a fare delle foto davvero spettacolari. Ed ovviamente poi la nostra passeggiata è proseguita fino ad Otranto. Abbiamo passeggiato tra le bancarelle e i negozi e poi a fine serata siamo andati a cena in una delle pizzerie più famose di Otranto.
Per il momento il video delle mie vacanze termina qui, però rimanete collegati, continuate a seguirmi e mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio nell'info box tutti i link ai miei canali social, se non vi siete ancora iscritti, ovviamente iscrivetevi. Continuate a seguire i miei video. Ciao e a presto!